A Teramo i sindacati tornano ad accendere i riflettori sul futuro della IMR Industriale Sud di Teramo, l'azienda che fa parte di un gruppo leader nel settore automobilistico per la produzione di interni per auto e che conta oltre 400 addetti nello stabilimento di San Nicolò. A preoccupare i sindacati e i lavoratori il piano industriale e il posizionamento strategico del sito di Teramo in relazione alle recenti acquisizioni realizzate dal gruppo Brianzolo IMR. Il gruppo IMR, che ha acquisito Industriale Sud, sta operando una serie di salvataggi in altre realtà territoriali, Rieti, San Luzzo La Loggia e Iesi. Quindi hanno rilevato delle attività da riconvertire. Ora la sensazione è che potrebbero in qualche modo far leva su una platea di lavoratori interinali che arrivano circa a una 150 unità, quindi una fetta importante dell'occupazione nel territorio, che potrebbero in qualche modo scendere come livello occupazionale. E questo a noi non può essere accettato, perché la sensazione è che questa azienda, che per noi ha una centralità, venga un po' utilizzata come patrimonio professionale, come capacità tecnica per puntellare altre situazioni, a fronte del fatto che noi non abbiamo visto un investimento in questi anni. È una situazione complessa quella che sta vivendo l'Industriale Sud, voi avete chiesto un incontro, ad oggi non c'è stata nessuna risposta. Assolutamente no, avevamo l'incontro programmato per oggi, però pare che non se ne sia fatto nulla, anche perché l'azienda ha fatto sapere che non era disponibile e lo sarebbe stato nella prima settimana di aprile, quindi adesso siamo in attesa, però francamente siamo un po' preoccupati. Sappiamo che hanno fatto delle acquisizioni a cui noi non siamo stati praticamente per nulla informati, acquisizioni di aziende decotte, il personale di questa azienda è stato trasferito qui per fare formazione, sembrerebbe che ci sia spostamento della boutique per la lavorazione delle pelli che verrà praticamente ricollocata a Rieti. Il problema che vediamo noi qual è? Questa azienda ha 140 contratti a scadenza, è l'unica di tutto il gruppo che ha questo cuscinetto e noi la paura che abbiamo è che nel momento in cui c'è un calo di lavoro si interviene sul sito di Teramo.